Famiglia lavoro, questo è il tema al centro di una tavola rotonda organizzata da ACLI, Movimento Cristiano Lavoratori e Forum delle Associazioni Familiari presso l'Hotel Etrusco di Arezzo. In un periodo di difficoltà generale, di crisi, in che modo è possibile sostenere le famiglie con degli interventi concreti? Le politiche di conciliazione famiglia-lavoro sono molto importanti in questo periodo, non credo che siano un lusso. Noi abbiamo visto che molte delle famiglie in difficoltà sono famiglie non tanto con un capo famiglia disoccupato, ma con un capo famiglia che è monoreddito, che ha famiglie monoreddito con un solo stipendio e che non ce la fanno a tirare la fine del mese, come si suol dire. Quindi politiche di conciliazione che aiutino le famiglie ad avere almeno uno stipendio e mezzo potrebbero sicuramente aiutare. Politiche che non taglino i servizi per la scuola, per l'istruzione e anche per i servizi per la prima infanzia. Lei in particolar modo sta seguendo il progetto Flexi Family, ecco, cosa propone e in che modo può aiutare le famiglie questo progetto? Il progetto Flexi Family è un progetto che nasce da una partnership forte tra il Forum delle Associazioni Familiari, ACLI ed MCL, quindi tre grosse associazioni che sono presenti su tutto il territorio e che vogliono aiutare le famiglie proprio a partire dall'ascolto dei loro bisogni e dal trovare insieme le risposte. Noi non abbiamo in questo progetto, non presentiamo risposte precostituite, ma a partire dai bisogni delle famiglie cerchiamo di elaborare le risposte che sono necessarie su ogni territorio.